ho comprato per sbaglio il vestito. Comunque, a questo punto, visto che ho speso dei soldi inutilmente, compriamo anche il cristallo. Oh, grazie amico, grazie tante. Non hai idea di quanto tu mi stia aiutando. Anche tu. Sto acquistando azioni su internet e così, non so, diventare un malvagio strozzino sembrava una buona idea. Beh, certo. Grazie del cristallo, amico. Tu quant'è che volevi altri 1000, giusto? Ne vuole 1000. Ed eccoci arrivati alla prima delle arene acrobatiche. Questa è quella lunga, poi c'è questa qui con... Ok, questa me la ricordo. Questa qui era difficilotta perché era su 3 livelli diversi. Questa qua non è male, solo che devi prenderle nei punti giusti, le... come si dice, le curve. Facciamo più veloce, almeno abbiamo più velocità di salto. E prenderò Engine perché mi ricordo che usavo spesso lui in queste arene. E se non ricordo male, Engine è uno di quelli che c'ha proprio una delle macchine perfette per questo tipo di minigioco. Minigioco tra virgolette. Perché aveva una macchina che era bianca con le ruote azzurre, che faceva delle acrobazie migliori delle altre. Ma magari era solo una mia impressione. Ehi, tu, facci vedere le tue mosse nell'arena acrobatica. Va qui bene. Puoi eseguire diverse acrobazie per vincere monete Wumpa. Lo farò allora. Spero che i tuoi genitori siano assicurati. Speriamo che i tuoi genitori siano assicurati. Un sacco di siluri atomici. Ok, muovi LR per manovrare l'auto in aria, va bene. Io però mi ricordavo che c'erano anche... e la levetta analogica destra per manovrare. C'erano anche i tasti LR però per le acrobazie, o ricordo male? Forse ricordo male, eh? Il trucco principale è prendere sempre... Dannazione. Ecco, questa è una di quelle cose che devi evitare. È sempre prendere il boost il più possibile facendo dei salti piccoli. Appena hai il boost, vai subito contro uno degli spigoli alti e ti butti. La mia preziosa auto. Ecco fatto. Meravigliosa, pericolosa velocità. Ecco fatto, mettiti dritto. No, 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 non ti flippare, Engine. Eccoci qua. Cerchiamo di arrivare, ecco esatto, all'oro il più in fretta possibile. E ci siamo riflippati dritti, perfetto. Questo scontro non ci voleva proprio. Lo so, c'hai ragione, Engine. Ecco fatto. Non ci crederà mai. L'assicurazione non ci crederà mai. Ci credo anche io. Ecco qua. Tra l'altro mi ricordo che da bambino uno dei miei, come posso dirlo, obiettivi personali in questo minigioco era sempre cercare di arrivare nel punto più alto possibile. Torna dritto. Allora, con calma. Ecco fatto, preciso come uno stronzo. Mi aiuti? Ehi, mi aiuti? Torna dritto. Vai. Oh, maledizione. No, speravo che... questo l'abbiamo sprecatissimo. Forse... quel salto lì l'abbiamo sprecatissimo, dannazione. Perfetto. Torna dritto. No. Oh, si è bloccato per un secondo. Devo riuscire ad arrivare a 150.000. Dobbiamo prendere questo punto alto. La mia preziosa auto. Gira. Perfetto. Stai calmo però, non ti eccitare troppo che ci sono dei bambini tra il pubblico, Engine. Mi raccomando, con l'eccitazione. Allora, flippa. Ok. Non era quello che dovevamo fare, ma è comunque ben accetto. Pam 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 pam. Riusciamo a tirarci dritti? Perfetto! No, dall'altra parte! Il nostro mi stava facendo andare contro l'angolo e basta. Abbiamo ancora 1 minuto e mezzo. Ce la dovremmo fare senza troppi problemi. Oh, calmo. Mi aiuti?
Mi aiuti. Ecco, dai. Manca ancora un minuto e mezzo. Perfetto. Sono un cretino. No, non essere così duro con te stesso, Engine. Ecco, fatto. Perfetto. No, torna dritto, Engine. Engine, torna dritto, mi raccomando. Devo continuare. Eh sì, devi proprio farlo. Ogni tanto è anche bene flipparsi dall'altra parte, giusto per diversificare un po' le acrobazie, neanche per altro, eh. Più potenza ancora. Che poi il NOS serve più per la distanza che per il salto in sé, perché la maggior parte dei punti li fai sì con l'acrobazia, però poi li fai anche se vai lontano. Ecco, qua cerchiamo di... Ci arriviamo a 20.000 vite? Secondo me no. Secondo me... Forse ci arriviamo adesso, aspetta. Dai, 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 che magari ci arriviamo. No! Se avessimo fatto giusto questo giro, forse ce la facevamo veramente. Dai, 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 dai. Yes! Che soddisfazione! All'ultimo secondo! Perfetto, ci becchiamo anche 250 monete in più. Non male. Ok, quanti soldi abbiamo tra l'altro? 1.500. Possiamo prendere... Dicevo, possiamo prendere la telecamera però. Anche l'altro cristallo. Dov'è il drago? Eccolo qua. Woohoo! Che volo. Allora, andiamo dal cristallo prima. Già che ci sono, uccidiamo anche sti pinguini. Ottimo. Un'uccisione tripla. Triple kill. Allora, tu volevi 1.500 o 1.000? 1.000 monete. Oh, grazie. Grazie infinite. Grazie. Non grazie. So quanto mi stai aiutando in questo modo. Prendi quello stupido cristallo. È tuo. Io vado a farmi una pizza. Vado a farmi una pizza, vabbè, bravo, continua così. Ok, non saranno in ordine, però siamo già qui alla terza. Andiamo alla gara. Questa è la morte in velocità. La facciamo in difficile e direi di andare con Engine. Da ora direi di continuare a puntare fra Engine e Crunch quando riusciamo. Ah, Gesù, ecco dove erano i simboli. Io mi ricordavo che c'erano delle macchine che avevano più abilità rispetto a delle altre. Accanto alla macchia c'è il simbolino, in questo caso era quello dello scudo. Questo vuol dire che la macchia di Engine resiste più ai colpi. Se non ricordo male, c'è anche un simbolo che è quello per, come si dice, per le acrobazie. Bella questa pista. Engine però è terribile. No, vabbè. Attivato. Scegli uno sport più lento, come la caccia all'oca o che ne so. La caccia all'oca. Felice. Ok, non volevo. Volevo solo cambiare arma io, eh. Ancora. Come si cambiava? Ancora. Quadrato? Sì, quadrato. O piangere e soffrire da dolore. Perfetto. Povero. Mi fai ridere. Ci siamo appena beccati una scimmia per caso. Dai Cortex, esplodi un po'. Ecco fatto. Chi è il primo? Dio mio, ma quanto è lontano il primo? Credo sia Crash, visto che è arancione. Cambiamo, eccolo. Crash, mi dispiace. Da, speravo di prendere il come si chiama. Dov'è Crash? Ma quanto sta andando veloce? Oh, una vera tragedia! Madonna mia, occhio, occhio! Pasadina! Ma Pasadina sta mancando! Palesemente tutti quanti i cazzo di oggetti! Ok, ora guido io se non ti dispiace. Porca puttana!
Muori mia cara. Doppietta 3 in una volta. E che palle, ci siamo beccati la scimmia. Becca di questo. Bella sta zona qui a specchio, mi piace un sacco. I miei sogni si realizzano. Ok. Vai Pasadina, spara però. Pasadina. Credo che... ecco, lo sapevo. Abbiamo finito tutte le munizioni? Ottimo, è il momento di sfonderci allora. Non vabbè, posso farmi sei vedere, stata un'ottima compagna, vedere. Brava. Cazzo, mi sono unito a Cortex per sbaglio, volevo unirmi a Nina. Forse hai bisogno di un'iniezione di velocità. Resetta la perfetto. Tua auto, così posso rifarlo. Cortex, prendi questa, signore. Fai attenzione alla guida, mi raccomando. Cambiamo mio. Arma. Tutto mio, non puoi averlo. Perfetto. Perfetto, preso in pieno crash. Cambiamo arma, rimettiamoci. Cambia arma. Meglio di... no! Non ci... non ci provare! È il tuo destino! Dio mio, sì! Alla fine! Bastardo di un Bandicoot stava cercando di superarmi alla fine! Guarda, non me ne frega niente di aver condiviso la vittoria! Non me ne frega realmente nulla, va bene così! Mamma mia! Se non avessimo avuto la mucca alla fine, avrei dovuto rifare la gara per il nulla! Per il nulla, Dio mio! Ok, zona numero 3 fatta, acrobatica fatta. Quanti soldi abbiamo? 2100, perfetto. Dov'è il tizio che vende il cristallo? Qua sotto, quanto volevi? 1000 monete, dammi molto tutto. Molto bene, gentile signore. Ecco qui un cristallo del potere da usare ovunque in qualsiasi momento. Grazie. Ora dimentica di avermi mai incontrata, ok? Va bene. Allora, dobbiamo anche comprare un vestito. Vediamo se abbiamo abbastanza soldi. Che non mi ricordo di chi è questo, aspetta. Abito di Coco, ok, no, non mi serve. Oh sì, aspetta. Ah sì, mi serviva anche un abito per Coco, davvero? Comunque, qua c'è la seconda gara, già che siamo qui. Entriamo. Il fagiolo parlante. Difficoltà 50%, più veloce e... andiamo di nuovo con Engine. Però aspetta, fammi un attimo vedere. Ok, credo che Von Cluch abbia la ruota, il che vuol dire o che è veloce o che è acrobatico. No, forse il fulmine vuol dire che è acrobatico. Non mi ricordo. Che è veloce. Non mi ricordo. Boh, vabbè, io vado con Engine che c'ha la difesa. Il fagiolo parlante. Ah! Vai, fonditi con Crunch e iniziamo subito bene la partita. Ma che limiti allora. Di velocità rispetto. Addio Coco. Abbiamo preso qualcuno? Credo proprio di no. Però ci siamo presi la scimmia, fantastico. Addio Coco. Addio Von Cluch. Devo cambiare, ecco. No, ho sbagliato, volevo cambiare l'arma, non il guidatore. Vabbè, non importa. Nah, speravo di prendere qualcuno. Vai Crunch, devi colpire quelli davanti, non quelli dietro. Perfetto, qualcuno è esploso dietro. Vai, colpisci Nina, colpiscila. Forse hai siamo primi, di perfetto. Di velocità. Ottimo, ottimo, colpisci Cortex. Mannaggia te, Crunch. Dove sei? Ancora? Perfetto. Engine vuole distruggere un... preso. Mi fai ridere. Abbiamo ancora 11 proiettili. Mi spiace, topi di fogna. È mio. Abbiamo distrutto il piede del gigante, non era...
quello a cui puntavo, ma... Perfetto, abbiamo finito tutto quanto. E ora dobbiamo fare attenzione. Nina, torna qui. Ho bisogno di un compagno. Bravo Bandicoot. Dai. Il potere mi invade. No, speravo di colpire la fiamma. Ero abbastanza sicuro di farcela. Oh, l'amore infinito. Ottimo. È il tuo destino. Ah, ma c'abbiamo ancora la scimmia lì. E cosa me ne faccio di questo? Abbiamo di nuovo distrutto il piede del gigante, il che è ottimo. Ok. No. Che rischio. Va bene, non importa, abbiamo vinto in coppia. Volevo cercare di lasciare di nuovo Crash da solo, ma va bene così, va bene così. Va bene sfruttare i nostri compagni pur di vincere. Complimenti. Bell'insegnamento. Ok, allora, calmi tutti. Compriamo il vestito a Coco. Bene, signore. Oggi ha compiuto una grande azione. Sua sorella non potrà che rallegrarsi di questi splendidi abiti. Oh, basta che ti togli dalle scatole. Basta che ti levi dal cazzo. Ok, ultima mappa, dov'è che si trova? Eccola qua, la più vicina di tutte. La sfida del pneumatico. Difficile, più veloce. E andiamo sempre con Engine. I razzi di Engine fanno veramente male. Eccolo qua. Mi ricorda moltissimo una pista che c'è anche in Mario Kart. Non mi ricordo quale di preciso, ma me l'ha ricordata. Non vedo l'ora di scaricarmi addosso le mie munizioni. Va bene, aspetta, andiamo avanti allora. Attento alla strada, testa di... Attento alla strada, testa di cazzo. Dai, Crunch, vieni qua. Mi serve un compagno. Sono in ultima posizione, cazzo. Sono in ultima posizione perché nessuno vuole essermi amico. Vabbè. Una macchina letale. Non importa. Vieni qua, Crunch. E cosa me ne faccio? Ecco fatto. Potevi anche tirare dritto, Pasadina, lo sai, vero? Perfetto, prima che si fondessero assieme. Musica per le mie orecchie. Musica. Dove sono gli altri? Non li vedo. Perfetto. Ok, abbiamo preso anche Engine. Distruggere ancora. Vai, squalo. Torna qui, così ti distruggo di nuovo. Perfetto. Devo dire che il computer quando fa questa curva in velocità non ha molto il senso della curva. Oh, perfetto. Una vera tragedia. Bene, ho sprecato lo squalo per il nulla. Scegli uno sport più lento, come la caccia. Davvero, aia. Non sei abbastanza cattivo. Potere di ok, è arrivato Crunch dal nulla ed è proprio quello che volevo. Bel pilota che sei. Dov'è? Resetta la tua auto. Per qualche motivo abbiamo preso Cortex. Aspetta, cambiamo arma. Anzi, cambiamo guidatore. Proprio ciò che ci voleva.
No! Oh, chi ci è esploso addosso? Perfetto! Stupido stupido Bandicoot! Ti dispiace andartene? Questa è la mia gara! Addio, lumacone! Dovete muovervi! Stavolta non è stata colpa mia! Abbiamo finito i colpi, vero? Meglio che te ne vada! No! Che è successo? Cosa è successo? Dove sono? Perché? Perché mi ha fatto sto sbalzo terribile? Ero in prima posizione io! Ero in prima posizione, mi ha sbalzato via! Non è mai successa sta roba! Vabbè, abbiamo preso il cristallo, rallegriamoci! No, tu sei troppo indietro, deficiente! Perché sei volato via! Vabbè, almeno non siamo arrivati ultimi. Rallegriamoci! Non è mai successa sta roba! Non sono mai volato così tanto indietro perché sono andato contro il muro! Mai! Riproviamoci! Che ti devo dire? Vieni qua tu! Perdenti predestinati! Corriamo! Vabbè, niente. Chi è in ultima posizione gli oggetti se li prende proprio al culo. Ecco. Levati. No, per niente, Pasadena. In realtà non ti ci sei neanche avvicinata. Perfetto, una grande derapata. Ecco qua. Vai. Altra derapatona. Vediamo se anche a sto giro mi sbalza via. No, a sto giro siamo andati giusti. Perfetto, siamo quarti e non abbiamo fatto fusione con nessuno ancora. Temete il mio potere verticale. Il tuo potere verticale. Ottimo. Grazie Engine, grazie Von Klutsch. Vieni qua, dai. Fondiamoci assieme. Perfetta. Sono così felice. Addio Coco. Goditi il tuo tremendo destino. Destino. Ecco fatto. Dobbiamo riuscire a prendere quelli davanti. Smettila. Addio parassita. Addio parassita. Ok, adesso mi sto spaventando. Vieni qua, Cortex, ho bisogno di aiuto. Ottimo. Ritorna Von Klutsch. È assicurato. Scegli uno sport più lento, come la caccia all'oca o... che ne so, qualcosa con le oche. Qualcosa con le oche. Ma com'è che è così avanti, Crash, Dio mio? Ti giuro che non riesco... Addio, stupido bambinetto! A capirlo. Nina più che altro è velocissima sta partita. Ancora. Ne bravo ancora. Dai che la prendiamo. Prendi questa, padre. Cosa? Perfetto. Sei troppo lento. Dove è andata Nina? Siamo primi, siamo primi. Mio. Tutto mio. Non puoi averlo. Esatto, la mia prima posizione è mia. Vai via, Nina. Uff,
L'abbiamo rischiata nuovamente. Questo giro abbiamo fatto veramente schifo in questa mappa, non so perché. Però con anche questa gara completata possiamo felicemente sbloccarlo con 10 cristalli. Pam parabam! Eccoci arrivati dalla treccia dorata. Tinka! Sì, va bene. Eccolo qui! Cristallo ottenuto! Tutte quante le monete sono state rimesse in giro. Questo vuol dire che anche le monete all'interno di questa stanza sono riapparse tutte quante. Il punto è, come cacchio si raggiunge questo? Cioè, a parte saltare qua sopra, a me non mi viene in mente un altro metodo. E io prendo che questo sia il metodo giusto. No, non ti buttare di sotto. Ecco fatto. Ecco, meglio sfruttarlo al meglio possibile. Il frappè. Ecco qua. E con questo ci siamo fatti 800 passa monete. Non male. E con questo torniamo indietro